Eccoci arrivati alla terza puntata. Stiamo crescendo, ci stiamo divertendo e spero sia lo stesso anche per voi. A ogni puntata cerchiamo di fare qualcosa di nuovo. Questa settimana si unisce a noi Cristina Stanescu, autrice e giornalista televisiva, che ci guiderà attraverso il libro di Rajiv Balasubramanian, il professor Chandra alla ricerca della felicità, per capire come un Nobel mancato possa essere la chiave per arrivare alla felicità. Poi cercheremo invece di buttare una luce sulle paure più inconfessabili dell'animo umano con Enrico Macioci, che con questo bellissimo libro Tommaso e l'algebra del destino ci racconterà una storia molto particolare. Ci vediamo più tardi. Il professor Chandra è un uomo all'apice del successo, è un famoso economista, insegna a Cambridge ed è in procinto di ottenere niente di meno che il premio Nobel. Però qualcosa va storto. Non soltanto contro ogni aspettativa non riceve questo premio, ma la vita gli si mette proprio di traverso nelle vesti di una bicicletta che lo investe, lo obbliga a un ricovero, dove un giovane medico californiano pieno di denti bianchi gli dà una terribile sentenza, ovvero che se vuole continuare a vivere bene, Chandra si appresta a compiere 70 anni, deve cambiare stile di vita, deve abbandonare lo stress e deve cercare di prendersela con calma, se possibile anche divertirsi. Allora inizia così il libro di Rajiv Balasubramanian, Il professor Chandra e il segreto della felicità. E detto così, questa avventura umana e esistenziale potrebbe far pensare a qualcosa che rientri nel filone della New Age. Allora, se pensiamo alla New Age come le comunità, gli ashram, l'età dell'acquario, la cristalloterapia, certo no. Ma se noi immaginiamo che possa esserci una sensibilità moderna, attuale, nel ricercare la spiritualità, che poco abbia a che fare con la trascendenza, ma piuttosto con l'interiorità, cioè con il dare spazio a un mondo spesso trascurato dalla routine della vita frenetica, alla ricerca della performance, del successo, quindi spazio all'ambito affettivo, ai sentimenti, spazio al nostro vuoto fondamentalmente, al nostro tempo, al mondo anche psicologico, allora forse sì, possiamo pensare di parlare quasi di una New Age 2.0. In effetti, se pensiamo a tutte le volte che nella nostra storia recente si è sentito affiorare nella società il bisogno di una nuova spiritualità, è stato quasi sempre per contrastare quelli che venivano percepiti un po' come gli effetti devastanti, dannosi dell'assoggettarsi a questa pressione della realizzazione, del riuscire a tutti i costi. Pensiamo al movimento hippie che può essere nato anche in reazione all'apice del boom economico, pensiamo alla New Age degli anni 90 che è nata subito dopo la boffata di mondo effimero ma anche mondo estremamente efficace dal punto di vista economico degli anni 80. Certo, noi non veniamo da un momento di boom economico, ma probabilmente per sedare un po' il senso di precarietà e il trauma, le ferite che ci ha lasciati in eredità al primo decennio di questo secolo, con la crisi economica, con tutti gli attentati, ci siamo attaccati a una cara vecchia certezza che è appunto il mito del successo a ogni costo. E poi dobbiamo anche pensare a quello che ci è successo, a quello che ci sta succedendo, al confronto con il Covid, che vuol dire anche un faccia a faccia serrato e urgente con la nostra vita. Ed è un'esperienza ovviamente drammatica, ma da cui possiamo anche imparare, abbiamo elaborato delle soluzioni che probabilmente andranno in questo senso. Penso allo smart working, ad esempio, che è una soluzione che ci consentirà proprio di dedicare un po' più di spazio, un po' più di tempo ai nostri affetti e alla nostra vita familiare. Ecco, il professor Chandra sembra dire riprendiamoci la nostra interiorità, torniamo a dare un senso alla nostra vita. E la cosa straordinaria è che non lo fa rinnegando se stesso, cioè lui è un figlio del suo tempo, un uomo razionale, un uomo che ha fede cieca nel moltiplicatore keynesiano e che vede la sua vita come un spingere faticosamente un masso in alto su per una collina
quando tutti gli altri prendono la funivia. Ecco, quest'uomo è capace di intraprendere un viaggio strepitoso, un viaggio pieno di ironia e di grande onestà, e lui si propone come un perfetto compagno di questo viaggio per il tempo della lettura, ma anche per il tempo particolare che tutti noi stiamo vivendo. E adesso ci manca soltanto di fare qualche domanda, incontrare, conoscere il papà del professor Chandra, Rajiv, a cui abbiamo chiesto un sacco di cose, visto che ci sono non poche cose in comune con il suo personaggio. Allora sentiamo. Well, success is the essence of the system that we live in, and with every year, progressively, it becomes more and more important. It becomes everything that we're judged on. It's only in part money. I think money is almost the healthier part of it, and that's an age-old thing we all need to survive. Humans need to survive. But it's the quest for fame that has led to us becoming a narcissistic, self-obsessed society where we only view ourselves through the eyes of people who don't really care about us. And we're desperate for this narcissistic supply via social media and via our peer groups. You know, what are these strangers who don't really matter to us? What do they think of us? Do they admire us? Do they applaud us? And if so, in what volume? And that becomes our obsession, so we're no longer able to see ourselves through our own eyes. So this is Professor Chandra's problem, is that he's a narcissist. You know, the kind of street name for a narcissist is an egomaniac, but it's the same thing. It's someone who only gets a sense of satisfaction from being valued by other people, and then you always need more of that. It's like a drug that you can never get enough of. So his quest to know himself, that age-old thing, is a way of detaching from that need from narcissistic supply. It's like an addict. It's like an addict slowly withdrawing from the source of his addiction. Because once you know yourself, then become able to love yourself. I suppose that's the quest, actually. It's more self-love than self-knowledge. Self-knowledge is the vehicle to self-love. And once you have self-love, then you can become independent from narcissistic supply. You know, I keep hearing this. I keep hearing people saying that they're no longer working on the projects because they don't feel relevant anymore in the time of Corona. I don't feel like that, because I think that the questions of who are we, what makes us happy, how do we cope with death, how do we cope with sickness, how do we find love, how do we achieve self-love, these are perennial questions. Unless some drug comes along and makes us happy all the time and conquers the death problem, you know, perhaps technology could come up with some solution, and then millennia of philosophy and wisdom go out the window. Otherwise, these questions go on and on and on, coronavirus or no coronavirus. This is just another test, another problem humanity has had. You know, I'm not a journalist. I'm not responding to the news feed moment by moment. I'm trying to look deeper, and everything else is context. So no, I wouldn't do it differently. Perhaps the wallpaper may be a slightly different pattern, that's all. But fundamentally, I think I would write the same. Not all that much. I mean, the main problem is that I can't travel. But other than that, life goes on, especially if you're sort of, you know, if writing and meditation are your two primary occupations, then it's as if you've been preparing for this your whole life, or rather, that preparation makes it less impactful. But I do think that it is leading people to turn away from the external towards the internal. That's just natural, because the external has been closed down. And therefore, I read that prayer has been one of the most Googled terms. And this has just come out of nowhere. So I think we may be seeing a movement towards
what we can loosely define as the spiritual, and that is Professor Chandra's journey. It's the journey from the external to the internal, or the journey from the sort of problem-solving analytical mind to the heart. Morti silenziose nel vuoto di un'auto rovente, di una memoria spenta. Sono i casi che fanno tremare il cuore a ogni genitore, i casi dei bambini abbandonati in macchina, troppo piccoli o stremati per superare la disidratazione, l'asfissia, per chiedere aiuto. Negli Stati Uniti, dal 1998 a oggi, sono stati 851, solo nell'ultimo anno 52, praticamente uno ogni 7 giorni. In Italia sono 8 i bambini morti in 12 anni, l'ultimo lo scorso settembre a Catania. Nella quasi totalità dei casi è accaduta a genitori sani di mente e amorevoli, convinti di aver lasciato il piccolo in mani sicure. Una convinzione che però non basta, perché nella testa agisce silenziosa, dicono gli psichiatri, l'amnesia dissociativa, un buco improvviso della memoria dovuto a traumi o stress. È qualcosa che appanna la lucidità di chi magari ha messo insieme troppe poche ore di sonno per troppo tempo. Qualcosa che getta nell'abisso della disperazione, della gogna pubblica di chi si affretta a puntare il dito su quel padre, quella madre scriteriati, vittime di genitori spezzati per sempre, ma non per questo colpevoli di un reato di cui non hanno coscienza, lo afferma l'articolo 42 del Codice Penale. Dal 6 marzo 2020, chi trasporta bambini sotto i 4 anni e non è a norma rischia multe fino a 333 euro e 5 punti della patente. Perché un sensore che è in grado di lanciare quell'allarme che può non scattare nella testa salva un'intera famiglia dalla tragedia. Tommaso Rovere è un bambino di 5 anni. I suoi genitori stanno attraversando una profondissima crisi coniugale. E lui è un po' sballottato di qua e di là, ma quello che importa e che avvia la narrazione di questo libro di Enrico Macioci, Tommaso e l'algebra del destino, è un fatto peculiare. In una caldissima mattina di metà agosto sta al padre tenersi Tommaso, lo mette in macchina, lo lega al seggiolino di sicurezza posto nel sedile posteriore dell'auto e si avvia verso la casa dei nonni. Durante questo viaggio il padre telefona in modo piuttosto concitato all'amante, svolge varie comunicazioni accese. Poi si ferma, accosta, lascia Tommaso dietro sul seggiolino ben assicurato con le cinture e attraversa la strada sempre telefonando in modo concitato. Improvvisamente una macchina lo investe. Nell'investirlo il corpo vola, e vola il cellulare, volano le chiavi della macchina. Tutto comincia lì, o tutto finisce, perché il lettore viene posizionato di fianco al seggiolino in cui Tommaso sta legato in attesa di un padre che con tutta evidenza non potrà tornare. Vorrei sapere però da Macioci subito se l'innesco di questa vicenda è stato o meno un fatto di cronaca reale. In effetti sì, scrissi questo romanzo un po' di tempo fa sull'onda emotiva
di questi episodi che arrivavano dalle pagine dei giornali o dagli schermi della TV. E allora mio figlio aveva 5 anni e mezzo, appunto l'età di Tommaso, il protagonista del romanzo, e mi dissi che poteva succedere anche a me, che una cosa del genere, per quanto inverosimile, può succedere a chiunque, e che davvero puoi dimenticare in auto e quindi mettere a repentaglio in maniera del tutto insensata la vita della persona a cui tieni di più al mondo. E quindi l'innesco fu effettivamente un fatto di cronaca, no, non un fatto di cronaca specifico, ma l'eco di una serie di fatti di cronaca inquietanti e tutti in fondo simili, cioè questi bambini abbandonati, questi genitori disperati. E la domanda che diventò ossessiva nella mia testa è: se succedesse a te? Mi fa piacere leggere le prime 3 righe del romanzo che dicono qualcosa di specifico. Il 14 agosto del 2014 Tommaso Rovere, 5 anni e mezzo, fu vittima di tante piccole sfortune che, sommate tutte insieme, comportarono una sfortuna molto grande. E ecco l'algebra del destino, una somma di fattori che sono gli accadimenti casuali che appunto il lettore vede scorrere davanti ai propri occhi, che tutti sommando fanno appunto il destino individuale del piccolo Tommaso. Al centro di questo vortice di persone, di figure che si muovono come indipendenti l'una dall'altra, c'è l'entità fisica di Tommaso, fermo, fissato come una farfalla da uno spillo sul muro, dentro la macchina, che lì aspetta la sua sorte senza poter compiere alcun atto. Che cosa ti è sembrato più difficile nell'architettura di questo circolo di figure attorno al piccolo Tommaso? Quale ti è sembrato il più difficile da rappresentare? Il personaggio che mi ha messo più in difficoltà è proprio Tommaso, perché dovevo mettermi a livello di un bambino di 5 anni che vive un'esperienza straordinaria, e dovevo però in qualche modo renderlo un po' più sapiente, almeno un po' più sapiente di quello che ci si aspetterebbe da un bambino di quell'età, perché Tommaso era la leva sulla quale mi appoggiavo per dispiegare un po' il senso della storia. È lui lo spioncino attraverso il quale si sbircia la storia, sia per il lettore ma anche per me che scrivevo. Effettivamente, come dicevi molto bene tu all'inizio, ci si sistema un pochino al suo fianco, sul sedile dell'auto, nel momento in cui si legge questo libro, e il punto di vista di Tommaso non è il punto di vista generale, c'è un punto di vista più ampio nel romanzo, però io è come se l'avessi scritto attraverso gli occhi di Tommaso. E c'è un detto che dice: guarda negli occhi la paura, ma non guardare con gli occhi della paura. E Tommaso a un certo momento, senza svelare particolari della trama, fa proprio questo, no? Raggiunge una specie di incantamento zen e si trova al centro di questo vortice di eventi che tu descrivevi e che sono al di fuori del suo controllo, e però, come nell'occhio del ciclone, a un certo momento proprio fisicamente anche rimane invisibile in questa congerie di eventi che gli sfuggono e dei quali non capisce il senso. Quindi mentre il padre, il chirurgo, la madre, lo stesso Barbone, che è un personaggio che devo dire amo, che mi è venuto in mente per motivi a me stesso misteriosi, Tommaso invece ha rappresentato per me un ostacolo, perché dovevo continuamente calibrare la veridicità del racconto con la possibilità che questo personaggio mi dava di sbirciare in quest'occhio del ciclone. Mi ha colpito molto questa circostanza in cui il lettore si viene a trovare, e capisco che tu dica: il personaggio più difficile, tutto sommato, per me è stato proprio Tommaso, perché oggettivamente
tu compi con grande naturalezza e grande capacità questa sovrapposizione tra Tommaso e il lettore lì, sul sedile posteriore a fianco al seggiolino. I due genitori chiaramente stanno facendo una vita separata, nel senso che stanno riorganizzando la propria vita sulla base della cerniera rappresentata dal proprio figlio, cioè sono come due satelliti che stanno su traiettorie diverse, ma ancora agganciati nella loro vita dall'esistenza e dall'amore, naturalmente, per il figlio. I due personaggi sono come spinti da una forza che li allontana. E vorrei che tu mi dicessi qualcosa dell'uno e dell'altra. Io devo confessare un debito in questo senso. C'è un romanzo di Stephen King, che è un autore che io amo, Cujo, in cui c'è una scena simile a questa, in cui madre e figlio rimangono intrappolati nell'auto e sono assediati da un San Bernardo malato di rabbia che vuole ucciderli. E mi ha sempre colpito quella scena, che è lunga 140 pagine, perché i due personaggi si trovano lì per delle precise colpe della madre, che aveva una relazione con un altro uomo. Però io credo che Tommaso si trovi in quella macchina, in quella situazione drammatica, per scontare sulla sua pelle una serie di fraintendimenti sempre più profondi, poi tramutatisi in incomprensione e infine in odio fra la madre e il padre. È come se Tommaso fosse la personificazione, l'incarnazione dei loro errori. Nel momento in cui questo anello si spezza, tutto crolla, e anzi, senza, ripeto, fare spoiler, tutto crolla e quindi questo anello si spezza. Non saprei neanche io cosa viene prima. So però che nel momento in cui scrivevo sentivo che c'era una specie di fato oscuro che aveva disegnato quest'algebra proprio per Tommaso, e proprio perché Tommaso è il figlio di quell'uomo e di quella donna. Un'altra cosa che mi ha molto colpito di questo romanzo, Enrico, è questa: il fatto che tu scandisca la evoluzione narrativa di questa vicenda in modo molto battente. Faccio un esempio. Tommaso osservò confuso e un po' in ansia l'angolo fra via Giacinto Carucci e via Zara, dietro cui il padre era sparito con gli auricolari infilati nelle orecchie e la schiena zuppa di sudore. Aspettò che tornasse, con tensione crescente, scandita dal battito cardiaco. La Citroen stazionava all'ombra dell'oleandro, ma il caldo si riversava sull'abitacolo a ondate. All'interno c'erano 22 gradi e mezzo, una volta spenta l'aria condizionata, però in 10 minuti i gradi sarebbero saliti a 28 e tempo un quarto d'ora a 30. Questo conferisce al romanzo, come dicevo prima, un ritmo battente, sicuro, una sorta di onda emotiva per il lettore che rimane inchiodato accanto al seggiolino, sul sedile posteriore della macchina. Dal punto di vista della percezione del lettore, tutto è molto naturale. Sembra che tu non abbia fatto alcuna fatica a scrivere questo romanzo, è così? In effetti il libro è venuto fuori quasi da sé. So che può suonare stereotipato come modo di dire, però davvero mai come in questo caso sembrava che una storia fosse lì pronta in attesa di qualcuno che la tirasse fuori, non lo so da dove, se dall'inconscio collettivo, e la raccontasse. Per cui anche questa scansione cronachistica degli eventi mi veniva naturale, perché mi sembrava di raccontare qualcosa che già sapevo. Non ho dovuto fare in questo caso lo sforzo di inventarmi una storia che c'era già, ma ho dovuto soltanto tirarla fuori e anche in maniera piuttosto febbrile, per paura che mi scivasse via, perché era una di quelle rare situazioni, diciamo, di stato di grazia in cui un narratore non deve far altro che trarre alla luce quello che ha scoperto.
Bene, bene, bene. Grazie Enrico Macioci e Tommaso e l'algebra del destino. Eccolo qui. Ed eccoci arrivati in fondo. Prima di lasciarvi a Notizie dal fronte con la libreria e i diari di bordo di Parma, con Antonello e Alice che ci racconteranno cosa hanno fatto e soprattutto cosa stanno facendo, un po' di buona musica con gli amici della Boom Jazz Trio. Grazie, alla prossima puntata. Salve, sono Antonello della libreria Diari di Bordo di Parma e ho raccolto l'invito degli amici di SEM a raccontare la ripartenza. Quindi, compatibilmente con la situazione, poter riportare i lettori in libreria in sicurezza e potersi inventare nuove cose. Quindi bisogna cominciare a ragionare su come ritrovare anche quel dialogo tra lettori, scrittori e librai. Noi ci siamo inventati tante cose nel corso degli anni e anche nel corso di questi 2 mesi. Non siamo stati fermi un giorno, anzi siamo stati molto attivi sulla rete, abbiamo mantenuto il dialogo fortissimo con il lettore, anche inventandoci cose molto sopra le righe. Sapete, ne abbiamo fatte di ogni, pur di raccontare i libri in maniera diversa, togliendo la polvere dai libri, come è sempre stato qui da noi, lontano anche dalle messe cantate, delle presentazioni, che era il nostro punto di forza, era la nostra cifra. Adesso bisogna reinventarsi un volto nuovo per la libreria e quindi essere davvero molto propositivi e positivi. La cosa bella e positiva, noi abbiamo avuto una risposta fortissima, positiva, da parte dei lettori, e questo per noi è significato aver seminato bene nel corso degli anni. Pensate la bellezza di poter preacquistare libri senza riceverli sulla fiducia. È stata una cosa, come dire, una festa, è stato come, e poi la ripartenza per noi raccontarla è stata come Natale, fare i pacchi di Natale da spedire, spedirne tanti, andare in posta con quelli che ormai sono diventati gli Amazon Sites, tutti li chiamano così, hanno inventato un hashtag e noi, come dire, ci impegniamo molto anche in questa nuova funzione, cioè quella di poter comunicare i libri anche fuori dallo spazio cittadino e quindi avere lettori a Verona, a Roma, a Napoli, tanti in Sicilia, in Sardegna, e fare queste spedizioni che sono diventate, come dire, anche la nostra fonte di reddito in questo momento difficilissimo e, ripeto, logorante. Con questo spirito positivo, con questo entusiasmo, noi vogliamo continuare sapendo di poter contare soprattutto sui lettori. Sono Alice Piso della libreria Diari di Bordo di Parma. È fondamentale, soprattutto in un luogo come questo, che è nato con questo spirito, riportare gradualmente i lettori in libreria. Per questo abbiamo indetto dei sabati con gli autori. Del sabato abbiamo scelto questo giorno per avere uno scrittore che si propone come libraio per un giorno, e quindi in occasione dell'uscita appunto dell'ultimo libro l'autore passa da noi e racconta e si rende disponibile per i lettori. Questo è un po' lo spirito che muove questi giorni faticosi, difficili, che però racchiudono anche un seme di entusiasmo e di voglia di fare, di non arrendersi.